Fabrizio Dabuno sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Uno RGK 539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dabuno ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Carissimi amici ed amiche appassionati del Turbo Star, benvenuti al nostro appuntamento settimanale del martedì dedicato al Turbo Star. Uno RGK 539 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie a tutti. Benvenuti, grazie per il raid e per l'hosting. Hi, impassioned by Iveco Turbo Star. Welcome to our week rendezvous. Today we will go on. Fabrizio Dab2 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille a tutti, benvenuti. So I was saying, welcome. Today we will cross. We will go on crossing around the European capital. Today we will go start our journey from Bratislava and the last city. City destination is Bratislava. Quest'oggi partiremo dalla città di Bratislava per arrivare a Bucarest. Detto questo, io direi di andare. Let's go! Questo mi piace di più. I like so much this one.
So let's take a look. If the truck is okay, then maybe we begin. We start our journey, our trip. Okay, andiamo. All right. Checklist. Questa è la prima volta, tenersi a destra, anzi forse è una delle poche volte che ho voltare a destra. Il tempo non era buono. Prepararsi a voltare a sinistra. E qui piove. So is voltare a sinistra. I should, if I remember, should be the second or the third time that I siamo arrivati a that the weather alla prossima is not so good when I start a journey. So insomma il tempaccio così. Come al solito prendiamo il carrello corto, sempre rosso. Always right. Vi ricordo che la mod base è gratuita, la trovate sul sito internet di Rough Garage. So, the base mod of Turbo Star is free. You can find the site of Rough's 84 Garage if you want to download the mod. Thank you.
Voltare a destra. Kilometers. Quite long this trip. Prepararsi a voltare. So hard. Voltare a sinistra. This wonderful mod is by Ralph Garage. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Questa straordinaria voltare mod a destra è stata creata in maniera meticolosa da Ralph Garage. E io ho acquistato il pacchetto a pagamento che contiene appunto tubi di scappamento, pipes, poi cerchi delle ruote, il suono del motore, perdono, il motore, il suono delle delle marmitte aperte. Prepararsi a voltare a sinistra. È tutto a 5 euro. Voltare a sinistra. For 5 euros I bought a 640 horsepower engine. The American pipes style, the wheels, and the wide sound of the pipes, open pipes. Grazie, thank you. Il turbo star sia molto fluido nella marcia. It's amazing to feel how the turbo star is so fluid. Tenersi a sinistra e poi continuare dritto. When you drive. Andare dritto. E molto spesso ho notato che mantiene anche la velocità costante. And so often he takes the speed very constant. Oh no. C'è un muro. Ai, ai, ai. There is a wall here.
No. Sto ricalcolando il percorso. Riorientamento. Lavoro. Let's try again. Ripriamo. Ah, ma... Voltare a sinistra. Ok, cerchiamo un nuovo percorso. Maybe there were an invisible wall or something like that near the accident. Nei pressi dell'incidente doveva esserci qualcosa tipo il muro invisibile. Tenersi a sinistra e voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Scusate, ma qua abbiamo appena iniziato. E abbiamo già danneggiato, ai ai ai, il carico. Yet begin. I damage it. I make a damage. Should be a very hard trip this one. Maybe. Prepararsi a voltare a sinistra. Speriamo di non trovare l'interruzione. I hope to not find again the accident on the road. Sorry, scusate, ma stile questo Turbo Star. What a style this Turbo Star by Ralph Garage, number one. Sapete, il primo appuntamento della settimana, questo qui con il Turbo Star, è un momento che aspetto veramente. Tenersi a sinistra con molta ansia. So the rendezvous of the Tuesday with Turbo Star. I wait this rendezvous with a lot of Yeah.
look at this. Guarda chi sta. Scusate. Star is passing e tutti si fermano quando passa il Turbostar. Di sorpasso. Look at the Turbo Star. How fluid is its acceleration. It's very fluid. Or fluid. Cavalli e si sentono 640 horsepower and I can feel them.
a flush. E porto tre rot. Io guido la picana. Ho tre rot a piace. Per voi che state guardando questo video su YouTube, trovate nella descrizione il link dove poter scaricare la mod base, quindi il link del sito internet della Half Garage e della pagina Facebook. E voi che guardate anche in replica il video qui su Twitch, troverete nella descrizione tutte le informazioni. So if you are watching this video on YouTube, you can find below index in the description, you will find the link, the two links, one for the site of a Half Garage where you can download for free and legally the mod base, and you will buy other mods, and you will find the link for the Facebook page. Always the page of Half Garage. Ragazzi, è incredibile come sia molto reattivo la risposta ai comandi questo Turbo Star. This Turbo Star is very prompt to commands. When I push down the accelerator, it goes great mode. Only 5 euros, 640 horsepower engine. Pipes on American style, white pipes sound, and the wheel, steel wheel. They made an excellent work. Hanno fatto un lavoro eccellente quelli di Half Garage. I drive Turbo Star, and you? Io guido il Turbo Star, fallo anche tu.
Please look at our majesty, Turbostar, Ivica Turbostar. Tenersi a destra. Patch. Uscire a destra. Questo viaggio qui non è proprio iniziato nella maniera migliore. Speriamo di completare la consegna. This trip is not begun on the best way. I hope to finish this trip in a better way. Rough garage. Segedino. No, di nuovo, again. Tenersi a sinistra. Again. Buttare a sinistra. Yeah. I must turn left. Voltare a sinistra. Let's take the first shot. Questa è la profondità di campo. This is the depth field, as we say in photography words. You blur the back background, and here you open use a very wide aperture. For example, 2.8 when you increase, 3.5 or 5.6, etc., etc., you will close the aperture, and you not have a blur. Allora, questa qui in fotografia si chiama profondità di campo, cioè la parte che voi vedete dietro il soggetto viene sfocata. Questo avviene quando le aperture del diaframma sono particolarmente aperte. Quindi parliamo ad esempio del valore di F da 1.8, 2.5, 3.5. Quindi questo, in questo caso qui, potrebbe essere un'apertura così ad occhio, F a 3.5. Man mano che si apre il diaframma,
si ha una maggiore profondità di campo. Ok, ho fatto anche una piccola lezione di fotografia. So now I use adding a little bit of saturation. I want to catch in the picture the second track in back, quindi per catturare anche il mezzo dietro andrò a ad aprire il diaframma, pardon, a chiudere, in modo tale da avere una maggiore profondità di campo. Ciò comporta la diminuzione di luce incidente sul processore. When you use focal as f5.6, so when you use a focal not very open, you will catch less light. Adesso andiamo. So now let's go. Voltare a sinistra e poi continuare dritto. Ok, giriamo a sinistra e continuiamo dritto. Prepararsi a voltare a sinistra. Sinistra.
turn left e giriamo a sinistra. Un angolo. Voltare a sinistra. Grazie, thank you for making me let me pass in. Passing. Ma come si dice? Oh, back. Piazza Dante. Piazza dei belle pesci. Avvisa portafoglio. Stegate. Tenersi a destra e poi ma guarda, questi si bloccano in mezzo alla strada. Ah, eravamo. Quindi siamo arrivati alla dogana. Custom. We should be arrived at the custom. On the border line. On the uscire line. A destra. Should be. Grazie. Thank you. Bye bye. Procedendo per completare l'ispezione.
servizio. Devo fermarmi perché devo fare il pieno al mezzo. I will stop to the next. Station. I have to refuel the truck. Otherwise, I will drive an old school method, so often I will get the gear on neutral and I let go on the track. On that way I will learn fuel. Metterò in folle ogni tanto un po' più spesso in modo tale da poter consumare quanto meno gasolio possibile in attesa di trovare un'area di servizio per rimboccare il mezzo. Tuning has been checked by the police. Fantastico questo Turbo Star. Right off garage. It's amazing. This Turbo Star. I love it so much. Mi piace una cifra. Mi piace malamente. Uè, carissimo presidente, ma devi sapere che questo Turbo Star è la versione quella là un po' più muscolosa. C'ha 640 cavalli sotto il cofano. Non so se rendo l'idea. Benvenuto alla live, carissimo. No, è vero, questo è di Rough Garage. È la moto a pagamento che ti dà il motore da 640 cavalli. Poi ti dà le marmitte in stile americano. Guarda, ma te le faccio vedere se si vedono. Marmitte in stile americano. Poi ti danno il suono delle marmitte svuotate, le open pipes, come dicono quelli che parlano bene. Ah, già ce l'hai, vabbè. Ma anche la mod a pagamento è presa. Guarda che se non l'hai presa te la consiglio. Per quello che costa, grande, allora tu mi puoi capire, è una soddisfazione. Non so se hai notato, ma la fluidità di questo mezzo è incredibile, assurda. Quando sale mantiene la velocità costante, non rallenta, è un qualcosa di straordinario. Su altri mezzi, anche sui mezzi più moderni, qui su Eurotrack, con gli stessi cavalli tendono sempre un pochettino a perdere. Invece questo è fluido, rimane preciso e costante. È un qualcosa di incredibile sta moto. Me l'ha consigliata all'epoca l'amico Diego, che ha un canale su YouTube che si chiama Tastiera e Mouse, e lui è un bravissimo recensore e mi ha fatto scoprire
il Turbo Star. Sai, all'inizio un po' era un po' così, abituato ai mezzi moderni, sai, ero rimasto un po' scettico, però poi dopo, quando l'ho provato, mi sono innamorato, come si dice dalle mie parti. Com'è che si dice dalle tue parti? È un qualcosa di straordinario questa Honda. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Molti italiani che hanno fatto anche un lavoro incredibile per quanto riguarda i dettagli interni, i suoni. È un qualcosa di incredibile. Questi chilometri che vedi, i 13.800 chilometri, li ho fatti tutti quanti con questo mezzo ex novo. Sono tutti chilometri per la Super Sfida, questa qui che sto facendo, nel trasportare in tutte le capitali europee dei carichi. E comunque è una soddisfazione. Poi, quando terminerò questa serie qua, poi mi hanno dato una mod del un altro camion, però per il momento mi godo questa qui. Poi questa qui ovviamente non è che finirà così, una volta poi fatto il tour europeo. Poi il martedì ci sarà sempre l'appuntamento con il Turbo Star, e quindi, perché oramai è diventato l'appuntamento che apre la settimana delle live, e quindi non può mancare. È un po' come quando per scaramanzia la tua squadra del cuore vince e tu metti più o meno le stesse cose addosso, ti siete al solito posto. Western Star non è male, l'ho provato anche io all'inizio, però poi ho provato il Freightliner, è un buon mezzo anche in Western Star. Bisogna riuscire a trovare la configurazione giusta. Io con Freightliner pure mi sto trovando bene. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Rispetto a quelli che sono i, diciamo così, i Manscall Trucks, per intenderci, è molto più compatto, ed anche, mi sembra, almeno in apparenza, mi sembra anche leggermente più fluido in marcia. Gli altri invece scusami, erano abbastanza muscolosi, però mi davano l'impressione di non essere così particolarmente performanti, mentre invece con questi qui, sia il Western Star che il Freightliner, sono quei mezzi, diciamo, dalle linee un po' più moderne, che mi danno quel senso di robustezza ma anche di fluidità in marcia. Ma sì, pure io non metto quello con la cabina, anche perché è problematico fare le manovre nello street. Poi non sono nemmeno bravissimo, me la cavo, stendo me la cavo qua su Eurotrack e quindi. Però per esempio il carrello medio è buono, perché ti allunga il passo di qualche
metro, mi sa, mezzo metro. Però mi pare 200 galloni, 220 galloni. Io con no, aspetta, ma tu con Western Star, ma tu il Western Star ha il serbatoio di categoria piccola più capiente, se non erro. Ora che sto facendo mente locale, vedi che se non mi sbaglio è il più capiente il Western Star. Spero di non aver detto il Turbo Star. Dovrebbe avere il serbatoio di gasolio più capiente. Ah, io qui devo fare il rabbocco dal mezzo. Guarda nella configurazione, perché scusatemi qua, devo fare gasolio. Se non mi sbaglio dovrebbe essere avere una buona capienza, perché io infatti io su American Truck ogni tanto utilizzo il metodo vecchia scuola, cioè quello lì che lo lancio in velocità, poi lo metto in folle il motore e lo lascio scorrere, così risparmio un bel po' di gasolio. Dovresti provare pure tu, un po' come quando stai sbloccando le abilità per il consumo ridotto del carburante. Lanci in velocità, lo metti in folle e poi lascialo scorrere. E così io sono riuscito a risparmiare un bel po' di gasolio. Però come dici tu, poi quando bisogna fare quelle tratte nel deserto, la mamma mia, finché ci sono le salitelle discese, sai, tu lo metti in folle e quello scorre, ma quando è dritto in piano e non trovi un distributore di benzina, manco a pagarlo oro, è problematico. Allora io ti consiglio, almeno finché non metti il carrello medio, che ti permette di mettere, ora non so se è il tuo, cioè c'è il carrello medio, comunque in tutti i casi fai così, lancialo in velocità, poi metti in folle, tipo quando sei sulle highway, lo metti in folle e lo lasci andare. Tu quale metrica di velocità usi? Mamma mia, quante multe stanno facendo qua. Usi le miglia o usi chilometri orari in American Truck? Io per esempio quando arrivo a 50 km orari innesto la marcia e poi lo faccio salire a 90, cioè, e quindi si parla, mi pare, di 35 miglia orarie, se invece vai in miglia orarie. Eh sì, allora quando vedi che arriva 35-30 miglia orarie, innesti la marcia e lo fai salire. Io almeno così faccio. E dovresti risparmiare un bel po'. All'inizio infatti così me la sono dovuto cavare. Prendere la seconda uscita. Infatti è quello che devo fare adesso un'altra volta, perché siccome la versione 1.41 mi ha praticamente mangiato mi ha mangiato i salvataggi vecchi. Ho dovuto rifare tutto da capo. Però non mi costa nulla, perché alla fine non è che ero a
a un livello di carriera tipo 40-50, che tu dici, ma per arrivare là era arrivato a, mi pare, 20 o 25. Però con il Virtual Speditor riesco a sbloccare prima le abilità e quindi mi risparmio almeno un paio di mesetti, un paio di mesi no, ma un mesetto pieno di guida, perché poi devi trovare il carico giusto, tutte queste cose qua. E quindi queste, però veramente, ti ho detto, lo lanci in velocità, metti in folle e poi quando arriva a 30 miglia orarie, più o meno 35-30, innesta la marcia e fallo salire un'altra volta 65, insomma quello che sia. E pensami, adesso lo metti in folle e risparmio un po' di gasolio. Saibirian-basso-aschi-basso-basso sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, presidentissimo. Allora, ti ho detto, il trucco è questo. E infatti per le abilità di carriera sono riuscito a sbloccarla così, il consumo basso del carburante. Tu pure, tu mi pare che hai il mezzo che ti permette di mettere in folla, giusto? Se non ricordo male. Se è così, sei avvantaggiato. Tenersi a destra. Ma qua uno si distrae e questi, mamma mia, ma io qua, mamma, questi mi stanno spellecchiando, stanno proprio, mamma mia, questi mi stanno disostando qua, mi stanno proprio, sembrano le sanguisughe qua, quasi vuol dire che c'è, alla fine quello che guadagno, forse ci esco in pari con tutte queste multe che mi hanno fatto qua. Ah, mannaggia. Ah, il limite è 70 km/h. Io e l'Eurotour sono partito da Lisbona. E devo ritornare a Lisbona per chiudere il cerchio. Infatti, l'avventura l'ho iniziata Alla sulla rotatoria, mappa prendere la Iberia. prima uscita. Uscire adesso. Bucarest. Direzione Bucarest, ok. Bucarest, perfetto. Ci siamo. Vediamo un po'. Vabbè, 250 kg. Ce li mangiamo. Solo che qua di notte. Ah, sono appena le 2. Quasi le 2 di notte. Quindi qua come stanno le cose arrivo col buio e solitamente quando arrivo con il Turbo Star c'è la gente che si ferma per strada e fa la standing ovation. So often when I arrive with the Turbo Star at destination there is a lot of people then stops and watch Prepararsi a voltare a sinistra. the truck passing by. Ottimo, buona carica batteria, Voltare a sinistra. presidentissimo. Grazie per essere passato in live.
grazie per l'hosting. Io qui, diciamo che più o meno me la sono cavata, ma devo vedere quanto riesco a guadagnare. Te chiudo tu. Grazie ancora. Poi passo io a salutarti. Please follow Siberian underscore Husky underscore. He's a good streamer, is a friend of mine. Amici che guardate questo video, questa live, mi raccomando, mettete un bel follow all'amico Siberian Husky. Diamogli una mano anche a lui a far crescere il suo canale, anche se lui c'ha più più persone di me, ma mi raccomando, un bel follow non costa nulla. Aiutiamo i piccoli streamer a crescere. Bon voyage.
Arriva. Na, 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 na. Oh, voyage. Even a stream. Fanno un viaggio buono. Anzi, la Madonna t'accompagna. Uscire adesso. Turbo Star è sempre con te. Oh yeah. Turbo Star. Turbo Star. Oh yeah. Allora, alla rotatoria prendere la seconda uscita. Ok, sempre dritto. Stretto. Uscire adesso. Uscire adesso. Go out now. Straight on. Tenirsi a destra. Stay on the right. Relax. The rear soft gaming. It's only my double gist. In vero soft gaming. È solo di double logistica. Tico tico tacco. Stavo per danneggiare il camion. È vero che questo camion è robusto, però non posso rovinarlo. I was crashing with the truck. I know that the truck is very strong, but I cannot destroy.
the power along. Bam, bada, bada, bam, bam, bada. Power of love is a curious thing. Na, 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 na. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. That's the power of love. Uscire adesso. Not take money, not take money. Right this way. Alla rotatoria, and prendere la prima uscita. Uscire adesso. And you can see. Relax. Dovremmo essere arrivati. Oh, we are arriving. Destination. I feel the power of love. Can you feel it? Siamo arrivati a Bucarest. We arrived to Bucarest. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Prepararsi a voltare a destra. Here, by the helicopter, we transport logs. Voltare a destra. They transport logs. Qui termina il nostro viaggio. Here ends our trip.
Anche questa avventura, questo viaggio termina qui. Vi ricordo, per chi guarda questo video su YouTube, l'appuntamento per Twitch è tutti i martedì. In replica, questo video dedicato all'Eurotour del Turbo Star sarà disponibile il giovedì. So, thank you for watching. Thank you so much for behind here with me. I would remember that every Tuesday you will find me live on Twitch with the game Euro Truck, with the Euro Tour, with the Turbo Star. You will watch the video on YouTube on Thursday. So, thank you so much for following. Thank you everyone for the follow. Thank you for watching this video. You will, if you want to buy ETS 2 on sale, you will find in the link in description. Per chi guarda questo video su YouTube, vi ricordo che tutti i martedì c'è la live su Twitch, il giovedì è disponibile la replica su YouTube. Nel link in descrizione, per chi vuole può acquistare il Euro Truck scontato, e vi lascio nel link in descrizione anche il link del sito internet di Ralph Garage e la pagina Facebook, nel caso del link del sito internet, dove potrete scaricare la mod base in maniera gratuita e legale. So, if you are watching this video on YouTube, you will find in description below, you will find the link of Ralph Garage site, where you can download legally and for free the Iveco Turbo Star mod. And you will find the link of them YouTube page too. So, thank you so much for watching. Grazie a tutti per essere stati con me. And state buona. Ciao ciao. Bye bye.